Il cuore batte forte, il pubblico trattiene il fiato e loro sono lì, sul palco dell'X Factor Arena a scoprire se il sogno del Forum di Assago diventerà realtà. A tornare nel loft con questa certezza sono solo in quattro i Bowland, Naomi, Anastasio e Luna. Martina Attili e Leo Gassman, invece, salutano l'avventura a un passo dalla finale, e dalla possibilità di duettare con Marco Mengoni ed esibirsi dal vivo davanti a 15.000 persone. Se il figlio di Alessandro aveva già sfiorato il ballottaggio la settimana scorsa, la vera sorpresa, almeno per i social, riguarda la chiarofobica Martina, che fin dall'inizio era data come una delle favorite per il podio, punto a dover abbandonare la gara a meno di un passo dalla finale di Cancelletto XF12 e Cancelletto Leo Gassman, un talento vero che ha tracciato una strada tutta propria fatta di musica. La tua carriera è solo all'inizio. pic.twitter.com/if4msrdk2xfactor_italia December 6, 2018. Con lei, oltre alla delusione di aver perso Cero, se ne va anche una parte di Manuel Agnelli che, a pochi minuti dall'inizio dello Strafactor, sceglie di comunicare il suo addio definitivo al programma. Punto. Bisogna riconoscere che tutto ha una fine, e solo una salsiccia ne ha due. È arrivata la chiusura di un ciclo, ho fatto quel che dovevo fare e questo è stato il mio ultimo anno, spiega il frontman degli After Hours spiazzando tutti e scegliendo di annunciarlo adesso perché al Forum non voglio rubare la scena a nessuno. L'ultimo ringraziamento va, naturalmente, all'intero gruppo di lavoro e al pubblico, incluso quello che lo ha criticato perché mi ha aiutato a capire un sacco di cose sul mezzo televisivo e su di me. Ci mancherà. Punto. Cancelletto Martina Attili lascia la competizione a un passo dalla finale. Punto. Il suo percorso a Cancelletto XF12 finisce qui, ma se il successo di Chiarofobia è un indizio di ciò che dobbiamo aspettarci da lei, vuol dire che ne sentiremo davvero delle belle. pic.twitter.com/ansorsicker. Per il resto la semifinale, che parte da un commovente tributo alla riconquista del mare e alla battaglia per tenerlo pulito e trasparente, si muove sul binario di una certa prevedibilità e di effetti scenografici sempre più raffinati. A sorprendere, oltre all'eliminazione della Attili che, assicura, continuerà a fare musica magari cantando pezzi miei e non cover, è anche una battuta del conduttore Alessandro Cattelan rivolta a Fedez. In merito alla decisione di Lodo di ricorrere ancora una volta al tilt per stabilire chi salvare fra Luna e Leo, il rapper spezza una lancia in suo favore. Lo capisco benissimo perché avrei fatto anche io la stessa cosa. È una responsabilità troppo grossa farsi carico del destino di questi ragazzi. Sì, ma è anche il motivo per cui siete lì, è la risposta del conduttore. E il pubblico sui social plaude.